Lo sportello del cittadino oggi è a Taranto in zona battaglia per mostrarvi l'ennesima, anzi le ennesime discariche. C'è di tutto, compreso l'amianto. Una situazione davvero pazzesca, brutale, oserei dire, se consideriamo il contesto in cui si trova uno splendido affaccio al mare. Ne parliamo con Alfredo Luigi Conti, presidente del Movimento Taranto Diritto di Volare. Tante segnalazioni, ma il problema si ripete sistematicamente. Ma infatti rimane tutto così come era già stato precedentemente denunciato dal sottoscritto, dove hanno solo tolto l'Ethernet, tonnellate di Ethernet, ma il resto è rimasto tutto uguale. Io vorrei ancora una volta evidenziare che questo è un luogo dove l'estate, in luglio e agosto, vengono turisti. Tutte le ville che stanno intorno vengono affittate o c'è molta gente che ci abita. Ora non mi pare giusto che questo scempio continui a esserci. Queste in pratica discariche... mi perdoni Conti, sì. Da un lato dovrebbe avvenire, dovrebbe realizzarsi l'opera di repressione, passatemi questa espressione, sì, perché una sorveglianza. Una sorveglianza è punire questi sporcaccioni, esatto. Ma anche rimuovere, esatto, i rifiuti. Togliere tutti i rifiuti e renderlo accogliente per la gente residente, per i turisti. Abbiamo una costa eccezionale, una costa bellissima, ma così che biglietto da visita è per Taranto? Non si può fare turismo. E molti si lavano la bocca con questo turismo. Così non si fa turismo, non si può fare turismo. Datevi una mossa a livello di ente comunale, è ovvio. Chi è che ha il dovere di farlo, lo facesse immediatamente.